Allora, stamattina sto andando a ritirare il risultato dell'ultima collaborazione fatta con un altro YouTuber e io praticamente un video sì e uno no già collaboro con altre persone, ma non so se vi ricordate la sigla rap personalizzata, quella pensavo che fosse un po' l'apice delle collaborazioni, e invece quella di stamattina, mi sa che si avvicina abbastanza. E a proposito di collaborazioni, mi sono messo a pensare a come ho fatto io a chiedere a YouTuber da centinaia di migliaia di iscritti a collaborare con me. Quindi volevo un po' esporti quello che è il mio metodo, che in realtà è la mia personalissima esperienza, quindi senza nessuna pretesa. Ma se finora tu hai scritto ad altre persone ma non hai mai ricevuto risposta, oppure neanche gli scrivevi per paura appunto di fare qualche figuraccia, oggi voglio fare questo video per provare a darti dei consigli utili, ma prima andiamo a ritirare l'oggetto misterioso. E che poi non usciremo più da lì, a poco noi faremo fuoco, sai che sono loco, tu continua a seguire la magia. Ah, eccolo qua! Ma prima di vedere che cos'è, volevo analizzare con voi tre questioni, cioè tre punti che vi possono aiutare a chiedere, o meglio, ottenere quella famosa collaborazione. Allora, primo punto, l'obiettivo della collaborazione, cioè dovreste chiedervi che cosa voglio o vorrei ottenere dalla collaborazione con quella persona e se la risposta è i suoi follower, non funziona così. Per me l'obiettivo è sempre trovare qualcuno che possa aiutarvi a comunicare meglio quello che è il vostro progetto su YouTube. Perché ad esempio ho chiesto a Ernesto, in arte Ralph Lautrec, di farmi una sigla rap personalizzata. Perché quelli erano mesi in cui stavo testando dei video in stile Netflix e quindi volevo tutto simile, dalle copertine che creavo, ai titoli, alle grafiche durante il video, fino ad arrivare all'immancabile sigla skippabile. E visto che già lo seguivo e lo reputavo e lo reputo bravissimo, ho pensato che sarebbe stato perfetto chiedere a lui di fare quella sigla. E quindi il primo punto è sempre pensate bene all'obiettivo della collaborazione e alla persona con cui vorreste farla. E a proposito di persona, se voi avete scelto lui con un motivo, perché lui dovrebbe scegliere voi? Infatti il secondo punto è perché voi? Cioè, se la persona a cui scrivete dovesse capitare sul vostro profilo YouTube o Instagram, dipende da dove lo contattate, cosa troverebbe di voi? E qui attenzione che non vale quello che avete nella vostra mente della serie no, ma adesso rifaccio tutte le copertine, anzi adesso dovrei partire con quella serie di video. Io intendo, al momento, se lui dovesse cliccare sul vostro profilo, capisce il vostro progetto e dove state andando? Quindi, in definitiva, il mio secondo consiglio è controllate, prima di scrivere a una persona, come lui potrebbe vedervi dall'esterno, in modo che sia magari invogliato a voler andare nella vostra stessa direzione, o almeno ad aiutarvi. Bene, terzo e ultimo consiglio, che è quasi un obbligo, scrivete un progetto. Cioè, voi magari avete scelto una persona perché è perfetta per quel vostro progetto. Avete sistemato tutto il vostro profilo, ma quando gli scrivete non potete scrivere «Ciao, collaboriamo?» Cioè, cosa dovrebbe rispondere? La richiesta deve essere, aspettate che me lo sono scritto, una cosa entusiasmante, diversa e concreta. E può essere anche un format, diciamo, banale come un'intervista, ma reso interessante. Ad esempio, quando era ancora aperta la mia palestra pre-DPCM, io invitai una serie di creator a fare quella che alla fine era un'intervista, ma mentre li stavo allenando. E hanno tutti detto di sì, nonostante io al tempo avessi forse meno di 1000 iscritti. Quindi non è tanto il cosa, ma spesso è il come. E qui ovviamente cerca di capire prima bene cosa stai proponendo. Se ad esempio la persona che contatti dovrebbe investire troppo tempo o troppi soldi, magari cerca di andare tu verso di lui in queste cose. Cioè, per capirci, non proporre un volo in business class mentre andate a vedere l'eruzione di un vulcano in Islanda. Questo a meno che non paghiate tutto voi. Ok, siamo al consiglio extra finale, che è questo. Innanzitutto non partite dagli youtuber più grossi, perché è veramente difficile che vi rispondano, se non impossibile, anche perché spesso ci sono di mezzo delle agenzie, eccetera, ma soprattutto perché non sareste così pronti. Cioè, se fate un'intervista magari ancora non avete bene in mente i tempi in cui durerà la batteria, che ad esempio la mia no, ci siamo. O se anche registrate la chiamata, siete sicuri che il software che state usando registri l'audio anche se state usando le cuffiette Bluetooth?
Quindi proprio per questo iniziate da creator che magari sono più simili a voi come percorso. Ci sono un sacco di persone che fanno cose fighissime, ma che magari l'algoritmo non ha ancora premiato quanto meritano. Io ad esempio faccio un po' il talent scout andando sempre a guardare magari i commenti nei video dei big o approfondendo sempre chi è la persona che lascia i commenti ai miei video, e spesso trovo dei progetti e dei creator veramente pazzeschi. Ecco, una cosa che fa un sacco parte della mia esperienza per quanto riguarda le collaborazioni è che non ho mai mandato una richiesta così a freddo. Ho sempre prima seguito quella persona perché la stimavo per qualche motivo, magari l'ho seguita su Instagram, ci siamo scambiati dei messaggi, e quando ho dovuto fare un video per cui quella persona era veramente perfetta, ecco che l'ho contattato. Anzi, diciamo che tutti quelli che ho contattato così a freddo, per quanto avessi un pochino confezionato bene il messaggio, non mi hanno mai risposto. Questa cosa è successa anche quando ci siamo trovati coi membri della mia community Patreon e adesso stiamo collaborando e crescendo tutti insieme. Quindi sicuramente la community su YouTube, ma come sugli altri social, è fondamentale. Ok, quindi riepilogo finale prima di farvi vedere cosa contiene il sacchetto. Primo, l'obiettivo della collaborazione, che ricordatevi che deve essere chiaro a voi e non tanto a lui. Punto numero due, lui cosa vede di voi e capisce qual è il vostro progetto e dove state andando. E tre, proponete una cosa entusiasmante. Ok, dai, ci siamo. Vi faccio vedere il contenuto, va? Siamo arrivati al contenuto, che è un poster. Ora, premessa, io volevo qualcosa per la mia community Patreon. È un posto dove con altri creator ogni mese collaboriamo e dobbiamo creare dei video. Uno in solitaria cercando di sviluppare lo storytelling e uno per forza collaborando. Per festeggiare questa community ho chiesto a Riccardo, che ha un canale YouTube dove ogni mese reinterpreta poster di film e serie TV a modo suo, di fare un poster appunto sulla nostra community in stile Avengers. Tadan! Quanto è epico! Quindi io vi lascio in descrizione il link del canale di Riccardo, dove vi prego di iscrivervi, e il link della mia community Patreon, che è un luogo perfetto per chiunque voglia iniziare a collaborare. E quindi ci vediamo da qualcuna di queste parti.